amici bellissimi, perché siete belli. Allora, esatto, vi abbiamo visto uno a uno su questo canale. Siete 267.000, quanti siete sul secondo canale? Non li contiamo. Non li contiamo. Il primo canale è quello dove siamo di più. Vi ricordate che abbiamo portato la serie Nascosto il mio budino da mamma 7, lanciato mia mamma dal fratello 4, la sorella dietro di te, ucciso la mamma del cazzo. No, non esagerare. Comunque, più o meno i titoli sono questi. Comunque oggi... è tanto tempo che non li portiamo e quindi no, no, alto, alto. Si dice a tanto tempo che non portavamo questa cosa. Quindi, quindi oggi mi pare il caso di portare Pazzo caccia. Ragazzi, Pazzo caccia già è un titolo che dice tutto, no? Sì. No. Non dice niente. Start. Ok, praticamente c'è la signora che sospettiamo essere la mamma che rubò il budino della sorella del mangiò il toast. Ma cos'è tipo un 2-3 stella? No. No, dai, bellissimo. 1-2-3 pazzo caccia? 1-2-3 cazzo paccia? Pazzo caccia, pazzo caccia, pazzo caccia, pazzo caccia, pazzo caccia, pazzo caccia. Basta, hai detto cazzo, ok, molto bene. Episodio 1, molto bene, attenzione. Ah! Oh, meno male, mi sono nascosto. Perché questa musica? La musica è molto bella, signore. Ma no, ma no, coricato, ma perché? Attenzione, abbiamo fatto 1,96 m, no, 196 metri. Ah, cazzo. Ma non si stava girando. Scusa, 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 scusa. No. Ma perché fa finta da pugile all'angolo, dai. Faccio io, dai, vediamo se sono. Comunque io ho fatto 194, vediamo tu, ragazzi. Cioè, se lei si ferma, io si penso. Si può anche fingere, no? Attenzione. Ah! Ok, così cosa, non si capisce. Cosa sta non si facendo? Capisce, non si capisce. Vediamo, 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 attenzione. Ah! Giusto, giusto, perché uno in mezzo alla strada si corica così. Ah! Che cosa è morto? Ah, tipo cadavere. Scusa, però lui è uno stalker di fatto. Sì, però quanto è geniale. Ok, un'armatura però con la borsa, la 24 ore, esatto, giustamente. Sì. Molto bene, direi di proseguire, attenzione. No! Ok, un golfista. Ragazzi, geniale, 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 geniale. Vediamo adesso. No! E quindi così è normale, giusto? Così, vabbè, uno che sta facendo la verticale col vestito qui in mezzo a tutti. No! Maledetta! Però hai fatto 178 metri. Ragazzi, noi vogliamo portarlo a termine perché non vediamo l'ora di suggellare il tutto con il messaggio morale che c'è alla fine. Esatto, noi vogliamo finirlo sto gioco. C'è alla fine in realtà. Poi episodio 1 questo ancora è. Ah, caspita. Vediamo. La musica è la cosa più bella che sia mai esistita. Ok, sono una cassetta della posta, signori. Tra l'altro è tutto molto realistico, i disegni non sono per nulla fatti male. No! Maledetta! Cristiano Zanetti, però attenzione perché... è difficilissimo, è Dark Souls. Cioè lui, ragazzi, questo è il Dark Souls dei Mia mamma nascosto gioco 2. Veramente. Tra l'altro, ragazzi, molti di voi stanno facendo molto spirito di patate. Molto... la statua della libertà, molto bene. Stanno facendo spirito di patate davvero che non sto apprezzando, in realtà sì. Perché molti, in seguito all'intervista doppia che abbiamo fatto, stanno facendo mio figlio salommi e lasagne 2, in riferimento a quello che ho fatto io. In riferimento a quello che ho fatto io a mia madre con le lasagne, rinnovo ancora le scuse a mia madre che non mi parla da allora. Siamo a 154 metri. Maledetta! No, peccato, perché questo era molto credibile, fare il ponte come se fosse... Deve essere proprio girato. Cosa ha fatto? Perché rimpicciolito? Cioè, dopo che ti rimpicciolisci sei molto più sospetto, no? Ah, cioè, beh, dopo che hai le cose del McDonald's o del Burger King per non fare concorrenza e pubblicità in mano, che vuol dire? No, 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 ecco, vedi, falla finta lei. Ma perché falla finta? Vuol perché è una puttana. Strike. Cosa? Fa la magia, giustamente. Ma senti, ma non è male lui, perché lei non gli dà conto? Ma perché lei è la mamma di... No! No, oh mio Dio, mi seguì! Oh mio Dio, ma visto! E quindi non possiamo continuare? Ah, forse stavolta non possiamo continuare più, vediamo. Ah, no, possiamo ancora... No. Ok, gioco facilissimo, altro che il Dark Souls dei giochi di Mi ha nascosto mamma 2-3. Ok. Battitore salvo, salvo, salvo. Ballato nel frattempo, no? Giusto, tanto. Ma non lo vede in faccia, scusami. No, perché è plausibile che uno si stia facendo la fune, la liana in mezzo al nulla. Attenzione. Nell'attesa di sapere che cosa succeda. Questo stalker. Cosa ha fatto? Scomparso, ha lasciato solo i suoi vestiti. Ragazzi, noi vi invitiamo a lasciare un like se il video vi sta piacendo, perché vorremmo portare altri video di questa serie Mia mamma mangiò mio budino 7 e via dicendo, perché ce ne sono ancora. Soprattutto, per esempio, Battitore pazzo e altri. No! E te pazzo cane sto pezzo di pane. Dai, mancano solo 100 metri, Raiden, ce la fai? Dai, 100 metri. Cosa fa? Giusto, una testa di cazzo. Pentolante.
Ah, sei censurato. Ah, vabbè, che cosa però perché si rivolge verso di noi? Non è perché ha senso. Per far vedere che è censurato. Ok, attenzione, ho fatto la finta. Maledetta! Ah! Maledetta! Cosa? Un tronco. Ragazzi, la odio questa stronza. Perché se non altro quelle di prima avevano una lore. Oppure, questa è solo stronza. Oppure lei è sua moglie e lui la sta seguendo per sapere se la tradisce. Mamma mia, le solite cose da... Femmine. È una che è buona e lui lo sta seguendo perché è buona. E dà da mangiare i piccioni. I piccioni gli intersecano la faccia. Sì, pure. Vabbè, ma è normale. Dai, 80 metri, 80 metri, ce la possiamo parlare. No! Oh! Giusto, giusto. Ma poi quante minchie se ne sono inventate per fare tutte queste varie sceneggiate? E ancora questo è il primo episodio, eh. Un ritratto di lei. Che carino, però. Sì, che carino, ma lei dovrebbe essere molto più inquietata per queste cose. No. E non perché c'è uno normalissimo dietro che la segue con una 24 ore. Con uno scudo di Tuchanka, tipo, esatto. Che in realtà è lì, messo lì perché sta andando al lavoro come lei, probabilmente, no? No, sui trampoli. Vabbè, ragazzi, secondo io me, onestamente... semplicemente stanno andando nello stesso posto, però lui non vuole fare vedere che ci sta andando per non farle sembrare di starla seguendo. Sì, ok, ma si finge morto sui trampoli e il pugile, no? Ah! Ah! Meno male che non hai premuto. Guarda! Ah! Stupida! Ah! No, ah! Bastarda, bastarda! Questo gioco veramente mette ansia. Ma ti rendi conto? Mette proprio l'ansia. Ragazzi, stiamo sudando freddo, eh. Io no, in realtà, io caldo. Guarda, guarda, è stupida. Ma poi, mi giro o non mi giro? No! No, subito! Ragazzi, siamo a 45 metri, adesso arriva veramente la tensione, anche perché le sue finte di girarsi aumentano sempre di più man mano che ci avviciniamo all'obiettivo. L'obiettivo quale sarà? È di questo che siamo curiosi, ragazzi. Ed è questo il motivo per cui sicuramente siete arrivati ancora qui col video e non siete usciti prima, perché... come noi siete curiosi, magari molti di voi sono andati direttamente avanti, ma vi siete persi un sacco di divertimento, un sacco di noi che facciamo ste cazzate. No, dai, ma veramente. Anche perché la cosa bella è anche vedere che cosa si ingegna lui per... ma dico, ma che cosa? Come escamotage per non farsi intercettare dalla donna, giusto? Esatto. Ah! Come ha fatto? Io lo so fare, una volta l'ho fatto. A diventare vecchio? Sì, una volta per evitare che... anche diventato così. Beh, che, complimenti. Tipo tritone, che? Non lo so. Ok, quante altre cose ci sarà? Il ponte l'abbiamo già fatto prima, questo tra l'altro lo so fare. Vabbè, a condizione, lo sanno fare tutti. A condizione di rompermi per sempre la schiena. Che sarebbe una specie di muraglia? Sì, ma fino ad essere una un muro. Una copertina muro, ok, molto bene. Siamo a 19 metri! 20 metri, ragazzi, 20 metri! 20, vabbè, ormai 19 in realtà, molto bene. Ci siamo. Oh! La cassetta della posta, o quello che è. Niente, questa donna non si accorge di nulla. O meglio, si accorge di un uomo qualsiasi che sta camminando tranquillamente e non di un aspirapolvere che... no, è un bollitore di riso. Un bollitore, sì, ragazzi, come il bollitore di riso? Non ce l'abbiamo, non l'abbiamo mai avuto. Non so che cosa sia, neanche mia madre ce l'ha mai avuto. Io il riso lo metto nella bottiglia. Mia mamma faceva, le lasagne, non il riso. Ok, i Beatles, ragazzi. Vabbè, io posso andare, per favore, me ne vado. Dove mancano quasi 10 metri. No, troio! Dai, 11 metri! Sempre io. Sì, vai, fare... tu, vai tu, vai tu, ti do l'onore. No, no, fai tu così, vediamo chi è che vince alla fine, cioè chi è che fa il tocco finale. Adesso. Ok, adesso io. Adesso è passa la bomba, eh. Non sì. C'è più un tentativo no. In più perché sei femmina. No, va bene, dai, passa okay. La bomba mi piace. Dai, 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 dai. Episodio 1 ancora. Oppure sembrano 7 voi, però. Cosa giusto, fa? Come è giusto, possibile? Tipo Trinity di Matrix, anche Neo. Ah! Ok, di nuovo, 5 metri. 5 metri, ragazzi, mi sa che vinco io. Però non è detta l'ultima parola perché potrebbe fare mille finte. Ah! No! Vinco io. Ho parlato troppo presto. Vediamo, vai tu, vai tu. Vinco vai... io per forza perché 3 metri li fai. Vinco già io per forza, automatico. Secondo me perdi alla prossima. Guarda. Perdi. Ho vinto! Ma che culo! Siamo arrivati, vediamo che succede. Il tutto a cosa porta? Vediamo, una casa, ok. Una casa. Ok, lei sta andando a casa, è scomparsa. E lui? E lui pure, entra dentro la casa, magari... quindi era suo marito. Casa. No, attenzione, i passi di lui. Apre la porta, molto bene. Attenzione, qualcosa di sospetto. Che succede? Festa sorpresa. Ma oh, no, okay. Vedi che era sua moglie. Ok. Era sua moglie.
E lui è contento. Lui l'ha seguita tutto il tempo e alla fine era... Ragazzi, questi giochi sono tanto cringe quanto geniali. Belli, cioè, veramente complimenti a Hup, perché veramente fa dei giochi straordinari con due soldi, anzi con zero soldi. Ragazzi, lasciate un like, ci vediamo alla prossima. Mi piace immaginare che siano loro due che cantano. A giapponese. Ciao.